Ragazzi, buongiorno! Se abbasso un po'. Allora, vi sto facendo questo video breve per dirvi una cosa urgente e bellissima. Allora, non so se avete presente quando vogliamo fare una cosa nuova, vogliamo trovare un lavoro nuovo, vogliamo una relazione nuova, vogliamo cambiare vita, però ci sono dei pensieri che ci dicono: ma dove vai? Ma sei troppo vecchia, ma non ce la fai, buongiorno Cinzia, ma dove vai con le tue capacità? Adesso non sai fare, non sei, diciamo, non hai le competenze per cambiare lavoro, ormai sei troppo andata, sei appassita, c'hai 40 anni suonati, magari, ma dove vai? Ma dove, insomma, tutte queste voci che praticamente ci tengono bloccate, come impantanate in una sorta di risucchio, non vi so spiegare come, come quando state nelle sabbie mobili, no? Che voi affondate, invece volete cercare di risalire. Ecco, siccome ieri praticamente ho fatto una lettura dei registri akashici a una donna, lei ha sui 30 anni più o meno come me, e praticamente lei voleva cambiare vita. Buongiorno Beniamino. Voleva cambiare vita, ma non sapeva come fare. Mi aveva chiesto ai suoi registri come fare per cambiare vita. E che cosa le è arrivato? Una cosa bellissima, una strategia, se la vogliamo chiamare così, potentissima. Cambia il tuo nome. Noi pensiamo di avere una sola identità, di essere solo noi praticamente. Io sono Giorgia e sono così e faccio questo e tutto il passato mi ha condizionato fino ad adesso, quindi io praticamente non posso cambiare perché sono così fissa, ho solo questa identità, so fare solo queste cose qua, so pensare solo determinate cose. E invece questa è la bugia più grande, la palla più grande che si possa pensare, perché in realtà dentro di noi ci sono tante donne, così come ci sono tanti uomini, ci sono uomini e ci sono donne. Allora, che cosa le è arrivato proprio da questi registri akashici a questa donna? Di cambiare nome. Dice: tu non ti chiami più, per esempio, Arianna. Lei non si chiama Arianna, ovviamente devo proteggere la sua privacy. Da oggi in poi ti chiamerai Sofia. Sofia invece di Arianna è una donna intraprendente, una donna che se ne frega anche un po' dell'opinione degli altri, che se magari gli altri gli dicono: ma che ti metti a fare a 40 anni, quant'è a cambiare vita, che vuoi fare questo, quest'altro, ma adesso è troppo tardi, non c'hai le forze, non c'hai le energie, stai più, diciamo, resta con i piedi per terra, ma chi te lo fa fare, magari continua a stare con quell'uomo che magari ti tratta pure male e non vuole che tu spicchi il volo perché quello è quello che ti meriti, ormai ce l'hai, ma che ti metti a fare. E invece Sofia, la sua partner, la sua nuova sé, le dice: guarda che tu c'hai tutte le competenze per farlo, tu c'hai tutta l'energia per farlo, fregatene di quello che dicono gli altri, adesso fai le valigie e vattene, cambia totalmente perché non ti meriti. Yeah, perché non ti meriti più questa vita, ti meriti molto molto altro. E quindi, ragazzi, questa è una tecnica super potente, quella di cambiare nome, non perché è una cosa mentale, un trucchetto, è proprio vero, cioè è proprio così. Dentro di noi ci sono tante identità, non ce n'è solo una, ce ne sono tante, tante idee che convivono dentro di noi e ogni idea ha una sua identità, ha una sua connotazioni. C'è la dea più selvaggia, c'è la dea più rabbiosa che si incazza, scusate il termine, c'è la dea invece più, diciamo, buona, amorevole, c'è la madre, ci sono tanti archetipi dentro di noi e dobbiamo tirarli fuori incominciando con uno. Quindi qual è, adesso ti lascio con questo esercizio, qual è e come si chiama la nuova te, diciamo la te più, ecco, più anche un po' più strafottente, più menefreghista, quella che crede in realtà in te, crede nei tuoi sogni, crede che tu ce la puoi fare a cambiare la vita, a cambiare vita, perché noi in realtà
non siamo destinati a volare basso, come dice Anthony De Mello, no? Con il libro L'aquila che si credeva un pollo. Noi non è perché siamo circondati di polli, allora ci dobbiamo dimenticare del nostro essere aquile. Noi siamo aquile e dobbiamo volare alto, ok? E questo prezioso suggerimento che ti ho dato ti aiuterà sicuramente a elevarti e a vederti nuova, ecco, a vedere una te nuova, fresca, che non hai mai sperimentato. Inizia a camminare come lei, inizia a sentirti come lei, inizia a pensare come penserebbe Sofia, come penserebbe, inventati tante identità, ok? Perché già sono dentro di te, come diceva pure Pirandello, uno nessuno e 100.000, in realtà è così. Ok, Martina, buongiorno. Ok, io spero che questo video vi sia stato utile. Scrivetemi qua sotto nei commenti come si chiama questa nuova dea che volete far fiorire dentro di voi e che vi aiuterà a cambiare. A proposito di cambiamento, Martina ieri, andatela a guardare nella sua pagina, Martina Lorenzetti, ha parlato proprio di quanto sono importanti i cambiamenti e di come anche affrontarli. Ok, ci vediamo al prossimo video, un bacione, scrivetemi qua sotto, ci tengo.